Venendo e dico che sul tema c'è anche, però onorevole Spena, io sto cercando di darle una spiegazione, poi ovviamente lei potrà anche non essere d'accordo, ci mancherebbe. Tra l'altro l'ultimo DPCM, quello del 26 aprile 2020, prevede in merito un articolo specifico che è l'articolo 8 che le invito a leggersi. Questa è la spiegazione del no all'accantonamento e quindi del parere contrario. Solo questo. Grazie onorevole Lorefice, quindi procediamo con la votazione. Dichiaro aperta la... No, no. Onorevole Dettore, prego. No, scusate, la questione, abbiamo con piacere sentito, torno sull'emendamento e la spiegazione, ma la spiegazione è totalmente incongruente rispetto al testo e a quello che dice il DPCM, perché il DPCM dà una direttiva, qui c'è una norma di copertura che determina qual è il comportamento e anzi in questo modo, invece di fare la cosa nostra con il DPCM, in questo modo daremmo una direttiva precisa su un argomento che è ritenuto rilevante dalla maggioranza e dal governo. Proprio perché c'è nel DPCM, questo non solo gli dà copertura, ma legittima gli ulteriori provvedimenti che in sede regionale, da parte dei dirigenti scolastici e da parte delle autorità tenute, saranno posti in essere. Perché se no, se manca la norma, non è possibile poi farlo solo con quella del DPCM. È una semplice, per evitare antinomie, da creare un'armonia legislativa. Questo è il senso dell'emendamento della collega. Quindi la sua spiegazione, e mi rivolgo al Ministro, è assolutamente inconferente rispetto a quello che è lo scopo e la ratio dell'emendamento, in funzione della stessa ratio del provvedimento che stiamo ad approvare. Grazie. La ringrazio, onorevole Dettore. Dichiaro aperta la votazione. Ricordo il parere contrario di Commissione e Governo e anche della Quinta Commissione. Colleghi, io ho sentito dopo il suo intervento, l'accantonamento è anche discorsivo, un intervento del collega Dettore che non ha palesato l'accantonamento, anzi ha ribadito, io intervengo sul merito dell'emendamento, quindi è evidente la volontà del gruppo di non chiedere l'accantonamento, dopo che il collega Dettore è intervenuto ha detto io intervengo sull'emendamento. Dichiaro chiusa la votazione, l'emendamento è respinto, 251 contrari, 187 favorevoli, 3 astenuti. 1.30 Lucaselli, onorevole Sisto, prego. Per un richiamo al regolamento, Prego. io apprezzo come sa sempre anche la sua capacità di gestire l'Aula con distacco e con fair play e la ringrazio per questo, però non mi sembra che si possa dare all'intervento di un componente del gruppo il valore della volontà del gruppo in ordine ad una richiesta formale di accantonamento. Questo è un principio grave. Significherebbe che qualsiasi deputato che si alzi e intervenga rappresenta la volontà del gruppo espressa invece formalmente perché sia votato l'accantonamento. Io la invito a rivedere questa decisione perché mi sembra che attribuire ad un intervento estemporaneo, tra l'altro correttissimo, del collega Dettore la volontà di rinunciare alla richiesta formale di accantonamento mi sembra che costituisca un eccesso di zelo da parte sua, pur nel rispetto della sua interpretazione. Le chiedo pertanto di annullare la votazione che si è verificata, se possibile, e comunque di evitare di dare agli interventi del singolo deputato il valore di rappresentanza del gruppo quando vi è stata una richiesta formale di accantonamento e cui non è stato dato eco, come a mio avviso doveva essere data immediatamente, appena formulata la richiesta di accantonamento, dopo il parere contrario del relatore.